Salve gente, quinta puntata di Vita da Coinquilini. Questa volta io, Luca, Alice e Daniele siamo stati invitati a cena dalla casta. Dopo una bella pizza insieme, Daniele ha deciso di intrattenere tutti quanti con dei trucchi di magia. Momento magia. Allora, momento magia. Dimmi stop quando vuoi. Stop. Guardatela tutti quanti. Madonna, ok. Oddio. Mettila dove vuoi, tieni proprio il mazzetto e mettila dove vuoi. Non guardare, stai guardando. Tieni tu il mazzetto. Già barare. Concentrati sul seme che era quella carta. Sappiamo che è una carta non di bastoni, non di spade, non di coppe, ma di ori. Una carta che va dall'1 al 5, dal 5 al 10, oppure una figura. Potrebbe essere il cavallo, il fante o il re, ma nel tuo caso non è una figura. Non è neanche una carta che va dal 5 al 10, ma è una carta che va dall'1 al 5. Pensa al numero. Ma non devi chi far la cacca. E che ne so, faccio difficoltà a pensare adesso. Era il 3 d'ori. Dovete sapere che Simone sclera non poco davanti alla magia. Che non io sballo, se non si sa, cioè sbrocco. A Empoli è successa una cosa, ha sbroccato a Empoli. No, io ti giuro, guarda, spacco qualcosa. Cioè. Meglio. Possibile. Ed è per questo che chiedo a Daniele di ripetere il gioco. Poker face, ok. Tasso d'ori. Simone non solo sta impazzendo, ma scopre anche di avere dei superpoteri. Già. Capire come cazzo fa. Chiudi bene. Questo è il pugno A, questo è il pugno B. Ti metto un pelo di cenere qua sopra. Tu credi nella magia, no? Come l'hai visto prima, il mentalismo. Concentrati sulla cenere. Guarda la tua mano. Parte della cenere passa attraverso la tua mano. E dovrebbe attraversartela. Non è possibile. Guardare. Tu sei un uomo molto potente. Oh, non gli è riuscito! Prova ad aprire la mano. Occasione. No! Lui ha il potere! Lui ha il potere! No! Che cazzo hai fatto? Com'è possibile? No, è una stigma che lui ha il potere! No, Dani! No, sì, ho detto troppo potente questo. No, Daniele, mi devi dire come cazzo hai fatto e ti incazzo. No! Come no! Ma no! Ma dai, rifammelo. Altro trucco, altro sclero di Simone. Perché la moneta deve entrare. Mi stai riga al tavolo. No, dai. Deve entrare dentro il mio gomito. Sei attento, Simo? Uh-huh. Sei molto attento? Sì. Sicuro? Sì. Che schifo, raga. Avevo questa mano? È un uomo di merda. Intanto Richard decide di lievitare come una torta. No, puoi farlo di più. No, aspetta, ti prego. Puoi farlo di più. Richard, per dimostrare la sua bravura di mago a Daniele, decide di toccare l'anima a tutti quanti. Credi nell'anima? Eccolo là, lo stronzo. Credi nell'anima. Credi che gli esseri viventi abbiano un'anima? Sì. Nonostante comunque tu non l'abbia mai sentita veramente quest'anima. Sì. Oggi ti farò provare una cosa che ti farà capire non solo che la tua anima esiste, ma che io riesco a toccarla. Stringi la mano, fortissima. Vai fortissima. Pensa intensamente a qualcosa. A te stessa nell'universo. Stringi forte. Apri la mano. Oh cazzo! Che cazzo era? Che cazzo? No! Lo voglio. Lo compro! Ho potuto allungarlo, no!
bellissimo. Ho sentito che pulsava qualcosa dalla mano, riuscivo, tipo che mi ha ispirato un calzino. Bene gente, questa è stata la nostra serata a casa la cassa. Io come sempre vi saluto e vi ricordo di tornare per la prossima puntata di Vita da Coinquilini. Ciao! Cazzo. Siete ancora lì? Vabbè.